Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Alfonso Signorini ha seguito alla lettera il consiglio scherzoso di Ilary Blasi ed è sparito dopo la finalissima del GF VIP 6, come confermato da Adriana Volpe, che si è lasciata sfuggire un dettaglio sul conduttore del reality. Dopo 6 mesi di conduzione, per un totale di 49 lunghe dirette animate da discussioni, sorprese, incontri ed interviste, il direttore di Chi Pare abbia deciso di staccare la spina ed isolarsi da tutto e tutti. Questa edizione record del reality targato Mediaset ha messo a dura prova Signorini, che ha però avuto il merito di portare su Canale 5 dei grandi ascolti, che gli hanno permesso di ottenere la riconferma alla guida del GF VIP anche per la 7ª edizione. Ma prima di mettere in cantiere il nuovo cast dei VIPponi, il conduttore si è concesso un meritato riposo, come svelato da Adriana Volpe, che nel raccontare a ruota libera cosa sta facendo Signorini dopo la finale del reality si è lasciata andare a delle confessioni. L'opinionista della 6ª edizione del GF VIP, vinta da Jessica Selassie, sbottonandosi sul direttore di Chi ha ammesso che è scomparso dopo i festeggiamenti che hanno celebrato la vincitrice, e che da allora è sparito. Adriana Volpe svela un retroscena su Alfonso Signorini: non vuole sentire nessuno. Adriana Volpe Alfonso Signorini. Come promesso ad Ilary Blasi, Signorini si è eclissato dal piccolo schermo scomparendo dai social e tagliando i contatti con i media, non ha infatti rilasciato recenti interviste dopo la conclusione della lunga edizione del reality. Una confermata che la stessa Volpe ha dato, intervenendo come ospite di RTL 102. 5. L'opinionista alla corte di Alfonso Signorini ha infatti rivelato: in questo momento è in vacanza. È irraggiungibile. Dopo 6 mesi tutte le sue spalle partito, non vuole sentire nessuno. Nel corso del suo intervento, la Volpe ha anche parlato della sua esperienza come opinionista, lasciando trasparire una vena di nostalgia per la conclusione della lunga avventura che ha narrato le vicende dei VIPponi rinchiusi per mesi nella casa di Cinecittà. Dopo queste confidenze, la conduttrice trentina ha ribadito la sua disponibilità a rimettersi in gioco ancora una volta come opinionista del reality, affiancando Signorini. Ma per il momento è troppo presto per parlare dei protagonisti della prossima edizione del reality show targato Mediaset. La sola cosa certa è la riconferma del conduttore che, dopo aver affrontato diverse bufere, è riuscito a portare con successo il suo vascello in porto, ottenendo l'accredito dei suoi meriti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.